Salve a tutti amici, eccoci qui, sono il vostro Nikron in Europa Universalis 4 con il Regno di Sicilia. Come vedete vi mostro i primi quattro territori dove è nato tutto. E adesso poi con le grandi conquiste fatte per lo Stivale, abbiamo conquistato perfino Roma, abbiamo gran parte dell'Italia del Nord, più parti della Costa Azzurra francese. E adesso ci stiamo stanziando qui verso una conquista in territorio africano. Dobbiamo essere rapidi e scarti perché dobbiamo comunque cercare di influire positivamente sulle conquiste. Perché sto affrontando questa guerra in Africa? Non è difficile da capire. Praticamente vorrei semplicemente avere l'escamotage, la scusa per poter reclamare grandi parti dei territori africani. Quindi, come appunto dicevo prima, conquistare almeno un territorio ci dà la possibilità di reclamare tutti quelli delle zone limitrofe. Questo, se vogliamo noi appunto espanderci, dobbiamo velocizzare il tutto. Quindi vediamo un po' se già possiamo reclamare quello che vogliamo. A me mi interessano due territori. Perché a Tala Himsan abbiamo un bel centro di commercio costiero. Weram o Yujda potrebbe essere due territori, non mi cambia nulla, o uno o l'altro. Attacchiamo Fez. E dai. Ok, abbiamo vinto a Fez. Figuig. Ok, vediamo. Vediamo un po', è salito il punteggio a 36%. Weram e Talanissan, vediamo se mi danno anche pure i soldini. Ok, per me la guerra può concludersi qui. Ok. Vediamo se... No, non costa neanche tanto nazionalizzare, quindi Orano, Weran è diventato Orano in... italianizzato, e Tlemcen era Khalid Imran. Vediamo l'autonomia di questi territori e andiamo a sceglierla così, 100% praticamente. Quanti eserciti possiamo fare? 5.000 uomini. 5.000 uomini... Produrre 5.000 uomini per mantenere una piccola guarnigione difensiva. Quindi, l'armata siciliana regolare del XVII secolo, creeremo l'armata coloniale. Armata coloniale siciliana. Di 5.000 uomini, fatta da 3.000 fanti, una di cavalleria e una di artiglieria. Andiamo subito a svilupparla. Palermo. Così possiamo subito spostare. L'armata siciliana torna a Roma. Diamo alla flotta la possibilità di imbarcare il trasporto automatico da Roma, ok. Facciamo un po' di viaggi. Aumentiamo la velocità del gioco per ridurre la noia.
Se facciamo più veloce. Andiamo a rivendicare nuovamente il Piemonte, Francia, Narbonne. Lì viene la porta qui, ultimi 100 giorni per avere l'artiglieria a disposizione. Vediamo un po' le navi, ben 3 caravelle possiamo sviluppare. Andremo a farle a Siracusa, Roma e Lucca. Dobbiamo mantenerci sempre ai massimi. Guadagni 5 di prestigio. Ok. Armata coloniale, quindi sarà l'armata algerina. Algerina. Verrà caricata. E inviata appunto a Tlemcen. Eccola lì. Le 3 navi, eccole qui, si andranno a unire alla flotta principale, che sale ben a 66 unità, eccola qui, e tornerà ai suoi compiti di conquiste commerciali. Aspetta, non ci sto capendo nulla. Anticlericalismo. Troppo basso per quanto riguarda i borghesi, andremo adesso a ristabilirla. Siamo 6. Sarà difficile stavolta ripagare il debito. Quindi direi di chiudere un po' di forti, per un po' di soldini. Tenete soltanto aperti quelli sul fronte francese, è morto un diplomatico nel frattempo. Forza missionaria, riduzione annuale. Nuovo focus da per direzionare verso dove? Al momento non credo di doverlo spostare da nessuna parte. Allora, abbiamo tutti quanti i diplomatici ragazzi liberi e possiamo dare l'opportunità di fare qualcosa. Allora, Gran Bretagna, vediamo se gli posso dare l'accesso militare. Ah, ecco. Mi sa che lo devo annullare. Andremo a migliorare le relazioni con il Marocco, insomma la guerra è finita. L'impero ottomano ci vede fraterno ormai. Moscovia andrà a migliorare le relazioni con loro, anche se siamo un rivale, ma magari si sistema la baracca. Addirittura mi arriva un'alleanza dalla Gran Bretagna, ragazzi. Come faccio adesso? E come faccio adesso? Porca paletta! Cioè, chiuderei una morsa alla Francia. Beh, no, devo rifiutare.
per adesso devo rifiutare per forza. Anzi, ti annullo l'accesso militare. Mi sono fregato con le mie stesse mani perché adesso la missione l'ho peggiorata in automatico. Ho perso Avignone. Vado nuovamente a reclamarla. Però adesso abbiamo ridurre l'inflazione. Mi vedo un po' frastornato. Avere 90.000 uomini, ragazzi, costa sul bilancio, e non poco. Sto perdendo tutti i claim in Francia, che vado rapidamente a rigestire. Che conquista a favore della Spagna mi servirebbe. La Svizzera torna a essere quello di sempre. Milano qui ce l'abbiamo inutilmente. Milano è alleato, ma potrebbe chiamare nella coalizione Napoli, praticamente tutti interverrebbero. Potrebbe essere interessante, ragazzi, questa battaglia, eh. Cioè, io praticamente posso avere un mondo di alleati potentissimi solo per via dei sti merda di vassalli che mi sono portato dietro. No, allora, Monferrato, vediamo un po'. Di influenza designa marca annessione vassallo, ci costa 280 di punti diplomatici. Sì, però è importante farlo, visto che comunque mi libererei uno slot. In 2 anni dovremmo annetterlo. Andiamo a occupare i suoi territori, magari aumentiamo il gap. Allora, non si cambia, ma che me ne frega. Adesso andiamo a rimigliorarla di nuovo, dai. Sì, vabbè, ma certo, adesso loro hanno interessi ai miei territori che ho occupato, ovviamente, dal time chain, dall'Algeria. E loro vorrebbero intervenire in quella maniera. Ci penso io. Quasi al 50% dell'annessione del Monferrato, cioè il mio vassallo più potente. Nell'arco di 2 anni dovremmo risolvere il problema. Altra pretesa in Francia, lingua d'oga, che scade, ma noi andiamo subito dove pagare il debito, perché non ce la faccio per adesso. Facendo con l'Austria, 300... andiamo qua a migliorare le relazioni con la Spagna. Ha dei costi, quindi per adesso non me ne faccio nulla.
Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Se tutto va per il verso giusto, liberiamo uno slot. Spy Network, ragazzi, 36 anni in meglio. Ci siamo quasi quasi. Nobiltà perde o guadagna? Guadagna. Ok, ragazzi, abbiamo annesso il Mondferrato. Non abbiamo avuto costi eccessivi. Abbiamo ottenuto le armate del Mondferrato, che noi andremo adesso a integrare eventualmente alle truppe stanziate in Africa. Ovviamente tutto dipenderà dai costi. Allora, andiamo a vedere subito. Sì, abbiamo superato il limite, quindi ben 3 unità devono essere sciolte per forza. Allora, io andrei a scioglierli tutti. Non mi importa per adesso. Quindi abbiamo tutto il limite. Abbiamo superato il limite. Abbiamo due galeazza, vabbè, uniamole alla flotta principale o lasciamo lì. Però comunque, ragazzi, mi sono fatto i territori gratis e mi sta bene. Adesso ho uno slot libero per la diplomazia, che non riesco più a trovare. Eccola qui. Quindi magari l'alleanza con l'Inghilterra, però adesso io voglio valutare le cose. Forze armate, eserciti. L'Inghilterra non è che è così importante come l'Impero Ottomano. Io ho paura adesso vedere. Per poco non ce la faccio, però per adesso io non faccio nulla. Non mi lascio questo piccolo, piccola libertà perché io voglio attaccare la Francia, raga. Solo l'Austria non si decide. Quindi l'alternativa è attaccare Milano, tutti interverrebbero, anche l'intera coalizione. Comunque sarei in guerra con la Francia. Quindi Milano o la Svizzera. No, la Svizzera no. Milano, Cremona, Mandova. Non ho casus belli con Mandova, quindi vado di nuovo a reclamizzarla. E ragazzi, per questo video è tutto. Come vedete, la situazione si è un po' contornata. Conquista in Africa, annessione del più grosso vassallo che avevamo, quindi il Monferrato. Certo, 8.000 uomini di alleato non era una cosa maluccia, però comunque due territori conquistati, finalmente avere il bilancio positivo, perché il Monferrato per avere 8.000 uomini con due territori vuol dire che aveva comunque grandi introiti. Dobbiamo sistemare un po' la situazione amministrativa, quindi nuovamente manterremo la velocità di gioco alta e cercheremo di amministrare nel miglior modo possibile la nostra Sicilia, bella Sicilia, e portare i nostri risultati più avanti possibili nella Sicilian Power del Mediterraneo. Siamo al 5 agosto del 1620, quindi praticamente tra gli ultimi 4 episodi siamo riusciti a gestire quasi 20 anni. E la cosa si fa interessante, quindi dobbiamo, ragazzi, concentrarci e finalmente dobbiamo placare la Francia e eliminare sto rivale, togliergli il potere che ha nel Mediterraneo tramite sostituendo tutte quelle quattro regioni con delle marche che saranno del nostro territorio. Se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, commentate qui sotto per le strategie di guerra, le scelte che farò grazie a voi. E se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale e ovviamente condividete questo video con chiunque sui social. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Bye bye!